Joe Atomic, professore ordinario a 11 anni, vincitore di 3 premi Nobel e direttore creativo di Man's Brain. Bruno Calcoli, 30.000 pubblicazioni, unico in grado di parcheggiare il Mars Rover, al Mensa e capotavola. Carla Bunzen, dopo la scoperta del bosone pigro, ha aperto un franchising di università in tutto il mondo. È sposata con un androide di sua costruzione. Vieni avanti, Mario. Salve, Doc. E che cos'è questa faccia allegra, Mario? Hai imparato a contare fino a 10 senza dita? Hai battuto topo di laboratorio a Razzle? Oppure hai comprato vestito di carnevale con Harry Potter, eh? No, Doc. Credo che questa settimana io abbia fatto un ottimo lavoro. E sei sicuro, piccolo ominide? L'ultima volta che lui ha fatto qualcosa di buono, uomo viveva in grotte, viveva. Ecco, dì un'occhiata. Vediamo un po'. Sembra buono. Bravo. Io quasi non credere ai miei occhi. Hai per caso levato pellicola da cervello? O hai passato aspirapolverino su meningi, eh? Grazie, Doc. Ora controlliamo bibografi. No. Quella non l'ho fatta. E io dovrei credere a quello che tu dici. Tu per caso oracolo di Delphi? Io ci ho scritto in testa Giocondi, eh? No, cercherò di finirle e di mandargliela stasera. Io non passo a sera ad aspettare te, Mario. Credi che io Giulietta? E tu Romeo? Ti sembro di Verona, ti sembro? Scrivevi articoli scientifici su ciò, eh? O forse collaboravi col calendario di Frate Indovino, oh? Io non so che dire, pensavo... Per te, Mario, pensare è come muoverti su sabbie mobili. Fallo il meno possibile. Thank you.